un tema molto complicato. Stiamo per firmare il contratto di servizio con Trenitalia, perché c'è stata una carenza di investimenti drammatiche in questi anni. Si è privilegiato il trasporto su gomma e si è abbandonato quello su rotaia, anche perché, va detto, la mancata realizzazione del ponte sullo stretto ha reso impossibile per la Sicilia sia l'alta velocità che l'alta capacità per le merci, perché quello è un vero dramma strutturale. La mancanza della continuità territoriale attraverso il ponte non rende realizzabile né in Sicilia né in Calabria l'alta velocità e neanche quindi l'alta capacità, rendendo gli investimenti strategici delle ferrovie, come si può dire, inesistenti, le quali infatti sono rivolte all'asse Napoli-Bari. Stiamo cercando di riaprire il dialogo su questo, per una mobilità ferroviaria interna alla regione che sia soddisfacente, che si integri con la gomma, perché noi abbiamo un surplus di trasporto su gomma, sia delle merci che delle persone, e su questo stiamo lavorando con il nuovo contratto di servizio per Trenitalia e anche nella ridefinizione del servizio del TPL. È chiaro che si tratta di investimenti importanti che devono essere realizzati. Le ferrovie sono in grande ritardo, RFI è in grandissimo ritardo sulle realizzazioni delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia. Abbiamo, come dicevo, tante questioni da affrontare col Ministero delle Infrastrutture, con l'ANAS e con le ferrovie, che sono i nostri partner istituzionali e aziendali, e cerchiamo di fare un lavoro serio, come dire, facendo valere una regione che rivendica i suoi diritti per i suoi cittadini. Oggi, aprendo questo bypass, noi stiamo semplicemente restituendo ai cittadini siciliani il diritto a una mobilità ordinaria, niente di più.